Un cordiale saluto a tutti coloro i quali sono davanti allo schermo e innanzitutto grazie ai parlamentari che hanno accettato il nostro invito e che parteciperanno al terzo forum promosso dalla CNPR, dai ristori ai sostegni. Un cambio di passo, è questo l'interrogativo che ci poniamo oggi in questo webinar, ma anche un approfondimento di carattere televisivo. E quindi il mio ringraziamento e quello del presidente della Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti e degli Esperti Contabili Luigi Pagliuca va al senatore Nicola Calandrini, Fratelli d'Italia, Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. Grazie. Grazie al senatore. Grazie al senatore Emiliano Feno, Movimento 5 Stelle, Commissione Finanze di Palazzo Madama. Grazie, grazie a voi. All'onorevole Rebecca Frassini, Lega, Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Grazie onorevole. Grazie a voi per l'invito. Al senatore Nazario Pagano, Forza Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica. Grazie e buonasera a tutti. E il ringraziamento ai colleghi che accompagneranno nelle sollecitazioni ai parlamentari. Claudio Cavallo, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili. È mutato, ma lo sentiremo fra poco. Eccolo qui. Grazie. Grazie Claudio e a Paolo Longoni, consigliere d'amministrazione della Cassa dei Ragionieri Commercialisti e degli Esperti Contabili. Grazie Paolo. Buongiorno a tutti e grazie a voi di essere qui. Perfetto, e allora noi partiamo immediatamente con il primo giro di domande. L'argomento, come abbiamo detto in apertura, è quello dedicato al decreto sostegni messo in campo dal governo Draghi. Parliamo di miliardi, un primo passo interessante, ma ci sono un po' di criticità che vengono fuori sia dagli addetti ai lavori, ma anche dagli organi di informazione. E allora, proprio dagli addetti ai lavori, senatore Calandrini, viene affermato il fatto che la cancellazione delle cartelle esattoriali fino al 2010 appare un provvedimento insufficiente. Lei che cosa ne pensa? Guardi, come fatto generale, intanto diciamo che questo ci aspettavamo molto di più dal governo Draghi, perché questo nuovo governo con le forze politiche che lo sostengono sembrano in qualche modo ricalcare esattamente quello che ha fatto il precedente governo Conte, e quindi questo tanto auspicato cambio di passo sembra effettivamente essere rimasto sulla carta. È una manovra che sembrava partisse sotto i migliori auspici, negli annunci chiaramente, ma non c'è stata nessun tipo di conseguenzialità, perché pensiamo che sia molto penalizzante nel merito. Infatti, entrando in quello che è la domanda che lei mi fa per quanto riguarda la pace fiscale, vorrei da subito chiarire alcuni aspetti. Che questa cancellazione automatica dei debiti fino a 5.000 euro, comprensivo chiaramente di interessi, di sanzioni e quant'altro, che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della distorsione, va dal 2000 al 2010, quindi di fatto ragioniamo per 10 anni invece che per 15 anni, così come era la proposta iniziale di quando si parlava di questa cancellazione, di questa cancellazione automatica. Quindi diciamo che la cosa si è ridotta, e si è ridotta di molto rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali. E chiaramente questo stralcio non aiuta i contribuenti ad uscire dalla crisi, perché al massimo sta facendo una cortesia all'Agenzia delle Entrate, perché stiamo svuotando i magazzini fiscali, perché per grossa parte di questi debiti parliamo di crediti, chiaramente parliamo di crediti che non sono più esigibili da parte dell'erario. E quindi si continua chiaramente a sostenere la scadenza, la proroga della scadenza delle cartelle esattoriali, e questo è un dato importante, seppur parziale, perché come sappiamo tutti arriviamo fino al 30 di aprile. Però il punto fermo è che serve una scelta diversa rispetto a quelle che il governo ha fatto fino ad oggi, perché oggi parliamo di scelte parziali: da una parte parliamo di avvisi bonari, dall'altra parliamo di questi ruoli che vengono cancellati fino all'importo di 5.000 euro, ma noi abbiamo fatto altri tipi di proposte che chiaramente a questo momento ancora non vengono
valutate dal governo, e noi speriamo nel percorso parlamentare che si sta aprendo possiamo in qualche modo dare sostegno a queste nostre proposte. Qual è la proposta che noi in qualche noi pensiamo di fare? Noi pensiamo che il debito che ogni contribuente italiano ha debba essere reso sostenibile e non può diventare un macigno per il contribuente, a maggior ragione in un momento storico come questo, come tutti sappiamo, un momento di pandemia che dura ormai da quasi un anno e mezzo. Quindi noi pensiamo che si debba partire dalla ricostruzione dell'intero debito fiscale arretrato, in modo tale che il contribuente possa avere un quadro chiaro non solo rispetto ai fatti parziali di cui abbiamo accennato e che sono presenti nel decreto sostegni, ma una ricostruzione del debito complessivo, che quindi dovrebbe non solo riguardare le somme iscritte a ruolo, ma gli importi a debito dichiarati e non versati dalle dichiarazioni annuali dei redditi, le liquidazioni trimestrali dell'IVA, gli importi che sono ancora in contenzioso, i debiti relativi alle sentenze passate in giudicato. Vede, noi partiamo da un presupposto che non dobbiamo parlare di condono, perché ormai abbiamo detto che oltre al danno non ci può essere anche la beffa che poi gli evasori vengano premiati, però una ricostruzione complessiva che possa tenere conto di questo aspetto, secondo noi oggi è un atto dovuto, perché come sappiamo tutti non c'è la liquidità necessaria e quindi non ci sono le condizioni affinché i nostri contribuenti italiani possano iniziare a riprendere i pagamenti fino a che non ci sarà una maggiore liquidità. Quindi, come dicevo, non si tratta di un condono, perché le imposte comunque rimarrebbero dovute, al contrario vanno abbattute le sanzioni e vanno abbattuti gli interessi di mora che dovrebbero essere chiaramente cancellati. Chiaramente questa rateizzazione, questa ricostruzione dell'intero debito fiscale deve essere spalmata con un piano di ammortamento che deve riguardare più anni. E quindi noi, come dicevo, quindi non vediamo questa pace fiscale all'interno di questo decreto e speriamo che, come dicevo prima, all'interno dei lavori parlamentari che stanno per partire riusciamo in qualche modo ad invertire questa tendenza e a dare maggiori certezze ai nostri contribuenti che fino ad oggi non hanno avuto, per tutta una serie di ragioni che in qualche modo ho già spiegato. Quindi noi pensiamo che si possa ripartire, che le attività possano ripartire, ma con delle certezze per quanto riguarda i debiti che ad oggi sono presi singolarmente e in modo settoriale, non avendo un quadro d'insieme di tutto quello che è i problemi che oggi hanno avuto attraverso questa pandemia che ormai ci attanaglia da quasi un anno e mezzo. Quindi grazie al senatore Calandrini, ora ritorneremo poi subito da lei. Io vorrei chiamare subito in causa Claudio Cavallo, perché rimanendo all'interno del segmento delle cartelle esattoriali gli chiedo di porre una domanda al senatore Emiliano Fenu. Allora, a questo proposito, da quanto leggiamo sui giornali si percepisce da un lato una delusione da chi avrebbe voluto una cancellazione più ampia, come appena sostenuto adesso dal senatore Calandrini, e dall'altra parte c'è anche un'indignazione da parte di chi lo considera un regalo fatto agli evasori. Come professionista del settore, dai contatti che ho avuto in questi giorni con clienti o con colleghi, vi assicuro che emerge maggiormente una forte delusione per la portata limitata del provvedimento. Ricordo che lo stesso direttore dell'Agenzia Entrate, con un intervento presso la Commissione Finanza avvenuto l'autunno scorso, aveva auspicato l'adozione di provvedimenti di stralcio dei debiti più vecchi e di minore importo. Ricordo ancora che questo provvedimento qua, del decreto sostegni, riprende nella sostanza il decreto precedente fatto a fine 2018, che prevedeva lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro. La differenza è che all'epoca le cartelle erano di 1.000 euro per capitale di interessi. Ad oggi lo stralcio riguarda cartelle con la soglia di 5.000 euro, ma dentro la soglia di 5.000 euro rientrano anche capitali, oltre il capitale di interessi rientrano anche le sanzioni. Quindi capite bene che, essendo le sanzioni fiscali notevolmente elevate, oggi vuol dire che il debito originario di queste cartelle qua era all'incirca di un terzo o la metà dei 5.000. Inoltre, come già si parla di cartelle emesse nel periodo 2000-2010, che equivale a
le cartelle normalmente vengono emesse 2, 3, 4 anni successivi all'esistenza del debito, il che cosa significa? Che stiamo parlando di crediti ormai maturati 25 anni fa, 15 anni fa. Qualsiasi azienda oggi nel settore, se avesse dei crediti in bilancio di 15-20 anni fa, dovrebbe stralciarle. Quindi così mi risulta pure che gli altri stati europei abbiano uno stralcio nell'ottica di 5-6 anni. Quindi secondo me il problema di questo provvedimento qua è che è molto contenuto e non potrà a questo punto qua avere un grandissimo successo, né servirà per risolvere i problemi derivanti da questa pandemia. Allora sentiamo il senatore Emiliano Fenu, vediamo che cosa ci dice. Sì, allora ringrazio per la domanda e anche per i riferimenti alle audizioni che abbiamo avuto col direttore dell'Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre del 2020. Ma prima di tutto vorrei rispondere richiamando il testo del decreto sostegni che all'articolo 4, il comma 10, introduce per la prima volta l'obbligo, l'indicazione per il governo di predisporre una relazione che poi verrà presentata alle Camere, dove si introduce, diciamo, una serie di criteri che possono consentire un automatismo nella cancellazione dei debiti pregressi dell'agente per la riscossione. Quindi entro 60 giorni il governo dovrà presentarci questa relazione. In questa relazione, che noi possiamo in qualche modo condizionare, dovranno essere contenuti i criteri in base al quale, ad esempio, la vetustà del debito oppure il numero di tentativi di riscossione effettuati dall'agente della riscossione, dopo i quali, quindi una serie di criteri, dopo i quali, superati i quali, esperiti, diciamo, i tentativi, i quali si possono cancellare automaticamente tutti i debiti. Quindi questo credo che, oltre alla scelta di stralciare le cartelle con l'importo che conosciamo fino a 5.000 euro, e quindi i ruoli emessi fino al 2010, comunque per il futuro si realizzerà un automatismo per tentare, insomma, di non tenere accantonati i debiti per così tanti anni presso l'agente della riscossione. Debiti che tutti sappiamo, l'avete detto anche voi, che in gran parte sono ormai inesigibili. Per chiudere, però, vorrei dire che è importante per il futuro capire qual è l'anomalia. Qua si sta mettendo una toppa su una situazione, diciamo, che ormai è grave, deteriorata, la si sta mettendo un po' a valle. L'anomalia è a monte, nel senso che l'agente per la riscossione innanzitutto non deve avere un monte debiti così elevato, ma deve essere ridotto quasi al minimo. Quasi l'agente per la riscossione non dovrebbe operare, se proprio vogliamo riflettere su questo aspetto qua. Il problema, uno dei problemi principali, che anche con le proposte che si stanno avanzando anche nell'ambito delle indagini conoscitive andrà risolto, è l'eccessivo intervallo tra la produzione di redditi, quindi esistente tra la produzione di redditi, quindi tra il momento in cui il reddito viene prodotto o la ricchezza viene trasferita, e il momento in cui l'imposta viene liquidata o riscossa. Questi intervalli, lo sappiamo tutti, tra emissione di fattura e invio della dichiarazione dei redditi, un intervallo eccessivamente ampio all'interno del quale l'impresa, soprattutto il contribuente, al contribuente può succedere di tutto, l'impresa può fallire, il contribuente può anche morire, non avere più le possibilità, aver speso tutte le risorse, e quindi è qua che nasce, diciamo, il problema, è qua che poi si accumulano i debiti pregressi e succedono quello che stiamo vivendo in questo momento, che abbiamo potuto vedere. L'agente per la riscossione ha dei crediti per quasi 1.000 miliardi di euro che sono quasi del tutto ormai inesigibili. Quindi questo è il primo provvedimento, sicuramente andranno assunti altri provvedimenti. Grazie al senatore, e io andrei subito all'onorevole Frassini, perché c'è un'altra, diciamo, piccola polemica che sta serpeggiando. È vero, questi nuovi sostegni hanno eliminato i codici Ateco, però sulle somme mi sa che non ci siamo.
Allora, io faccio subito una piccola premessa. Noi abbiamo sempre detto chiaramente che questo provvedimento è vero che consta 32 miliardi di euro, quindi è un provvedimento che assolutamente è consistente, ma non è un provvedimento salvifico. Noi stiamo agendo nel perimetro delle risorse dello scostamento di bilancio che lo scorso governo aveva appunto chiesto di votare al Parlamento. Sappiamo benissimo che queste risorse non sono sufficienti, soprattutto che tutti i provvedimenti che verranno adottati sono parziali e a volte comunque sia non ancora salvifici per interi settori. Però devo dire che già il fatto di superare finalmente la logica dei codici Ateco è stato importantissimo. Noi come Lega l'abbiamo chiesto più volte nel corso comunque delle varie sedute della Commissione Bilancio, anch'io personalmente al Ministro Gualtieri all'epoca del governo Conte 2, perché era evidente che interi settori, intere filiere rimanevano appunto escluse dai ristori. Penso ad esempio al settore del wedding e alla filiera, che ha avuto purtroppo molte difficoltà, appunto, perché tanti codici Ateco non erano inclusi nei provvedimenti precedenti. Quindi, andando oltre questa logica dei codici Ateco, sicuramente è un primo passo. Ovvio che ci dovrà essere, noi abbiamo chiesto a gran voce che ci sia nel documento di economia e finanza un altro scostamento poderoso con risorse importanti, perché è ovvio che questo decreto sostegno può essere visto come un mettere una pezza per 2 mesi, perché ovviamente noi abbiamo tutta una serie di realtà e soprattutto anche di piccole e medie imprese che stanno soffrendo molto, e quindi c'è bisogno davvero di appunto approvare un ulteriore scostamento con risorse molto più importanti, perché altrimenti non riusciamo a far ripartire il nostro paese, che sappiamo benissimo tutti è in estrema difficoltà. Poi oltretutto un'altra cosa del decreto sostegno che vorrei evidenziare, perché è molto importante, è la velocità dei pagamenti, perché spesso e volentieri lo ripetavamo, ma praticamente quasi tutte le forze politiche osservavano che era necessario appunto cercare di migliorare la velocità dei pagamenti. Sappiamo peraltro che tante aziende non hanno ancora ricevuto i ristori. Il Premier Draghi ha detto appunto nella sua conferenza stampa che se tutto va bene, chi ha già fatto richiesta dall'8 aprile potrà vedersi accreditato il ristoro. Questo potrà avvenire tramite conto corrente, bonifico su conto corrente del soggetto beneficiario appunto di questi ristori, oppure come credito d'imposta. Io ci tengo a ribadire anche un'altra cosa, che è evidente, perché bisogna essere obiettivi e quindi bisogna lavorare tutti assieme, e lo dico anche a chi è all'opposizione oggi, perché sentivo prima nell'intervento precedente sulla pace fiscale. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di modificare anche in Parlamento, per quanto potrà essere appunto il ruolo dei parlamentari durante la conversione appunto di questo decreto, proprio per far uscire il nostro paese dalla crisi il prima possibile. Il governo Draghi, ricordo, che è nato dall'appello del Presidente della Repubblica all'unità, perché solo unendo le nostre forze riusciamo, dal nostro punto di vista, a far uscire il nostro paese da questa crisi. Grazie onorevole, io ora avrei in scaletta Paolo Longoni, ma lo riservo per subito dopo l'intervento di Nazario Pagano di Forza Italia, perché senatore, io ho letto una sua dichiarazione che ha messo in evidenza che le dimensioni del crollo economico rendono praticamente impossibile che i ristori possano soddisfare le aspettative, e allora le chiedo: quale può essere la proposta concreta che lei fa a un governo che praticamente ha solo 2 opposizioni, una a destra con Fratelli d'Italia e una a sinistra con la sinistra, e basta, c'è praticamente una maggioranza mai avuta? Ma intanto grazie per l'intervento e per l'invito. Volevo intanto confermare che quanto appena detto dalla collega l'onorevole Frassini mi vede assolutamente concorde, nel senso che ha messo in risalto alcuni aspetti che, prima di dare una risposta a quello che lei mi chiedeva, mi sento giusto ricordare, perché è giusto rammentarlo. Ci sono stati molti malumori all'indomani dell'approvazione del decreto legge da parte del governo,
Ma è giusto ricordare, come ha fatto appunto la collega poco fa, che si trattava di un decreto legge, fosse giunto con qualche giorno di ritardo, questo sì, relativo ad uno scostamento di bilancio che era stato deciso dal governo precedente. Sono 31 miliardi e mezzo da distribuire con un metodo sostanzialmente a pioggia, che certo soddisfa molto parzialmente alcuni, non soddisfa altri, ma diciamo in generale non si poteva pretendere che il nuovo governo con gli scostamenti, con i quattrini ottenuti attraverso uno scostamento di bilancio ottenuto dal governo precedente, potesse dare ampia soddisfazione a tutti. Le categorie sono talmente ampie, ha giustamente ricordato l'onorevole Frassini che finalmente sono stati aboliti i codici Ateco, che tanti malumori avevano generato perché molte categorie di settore erano rimaste escluse dai ristori precedenti. E allora è evidente che quello che già ha accennato il presidente Draghi e che poi hanno contribuito a confermare altri membri del governo è che già dal prossimo mese di aprile ci sarà un nuovo scostamento di bilancio e forse ce ne sarà un altro ancora. Intanto quello di aprile si parla di 20 miliardi di euro, a dimostrazione del fatto che in un periodo di chiusura di tantissime attività e quindi tra l'altro di blocco delle economie per tanti settori, in particolare quelli proprio delle partite IVA, quindi del settore del commercio, della ristorazione, del turismo e via di seguito, dell'artigianato, c'è stato sostanzialmente un blocco quasi totale della possibilità di poter lavorare e guadagnare. È evidente che il livello di insoddisfazione è talmente alto che diventa complicato dare una risposta. È ovvio che noi speriamo soltanto in due fattori. Il primo è quello di arrivare ad un'immunità di gregge nel più breve tempo possibile, con il piano vaccinale più rapido possibile, perché diciamocelo senza mezzi termini, l'unica possibilità di uscire fuori è quella di uscire fuori economicamente, di rilanciare l'economia del nostro paese, e quella intanto di uscire fuori dalla pandemia e quindi uscire fuori dall'obbligatorietà, cioè dall'obbligo che purtroppo nasce del dover chiudere alcune attività. La domanda che lei mi ha posto, a mio giudizio, deve avere una risposta in questo senso, cioè l'unica possibilità, soprattutto all'indomani della fine della pandemia e quindi della ripartenza, è quella di avviare una sorta di operazioni di credito esteso e garantito con rimborsi di almeno 10-15 anni, perché il punto sarà questo: le aziende, le imprese saranno talmente con le gomme a terra. Il presidente Pagliuca ricordava che oltre il 60% delle aziende, credo almeno in Lombardia, sono ai limiti del fallimento. Quindi mi sento di dire almeno di fare almeno due proposte. La prima è quella di avviare operazioni di credito esteso e garantito dallo Stato con rimborsi molto diluiti nel tempo. Le imprese, i professionisti anche, hanno bisogno ovviamente di avere liquidità, di avere la possibilità di accedere a un credito molto facilitato e ovviamente a restituire questi denari in tempi molto molto lunghi. Il secondo aspetto è che, collegato alla dichiarazione che ho fatto poco fa del pericolo di moltissime aziende, alcune tante hanno chiuso ma molte purtroppo rischiano il fallimento, è quello di avviare, ed è una proposta che io avanzo anche ai colleghi che oggi sono con noi in questo webinar, e cioè quello di modificare la legge fallimentare, perché oggi come oggi, se noi pensiamo, se il giudice fallimentare, le sezioni fallimentari dei tribunali italiani pensano di affrontare le crisi economiche che vivono le nostre aziende con la stessa legge fallimentare di prima, come se nulla fosse accaduto, vuol dire che ci sarà una strage e sarà un'ecatombe, avremo problemi di natura anche di natura sociale che non potremo affrontare nella maniera più assoluta. Quindi la seconda proposta che faccio è quella di mettiamoci tutti intorno a un tavolo e vediamo di affrontare subito un'ipotesi di modifica della legge fallimentare. Grazie al senatore Pagano. E allora io, per diciamo, come dire, tirare le fila di questo primo giro,
chiedo a Paolo Longoni, nella doppia veste di giornalista e di consigliere d'amministrazione, di prendere un attimo in mano la situazione e di rilanciare. A te la parola, Paolo. Allora, buongiorno a tutti. Ti sei dimenticato che il mio lavoro principale è quello di commercialista, però va bene lo stesso. Moltissimi spunti interessanti in questa prima parte. L'onorevole il senatore Pagano ha tirato in ballo un argomento che meriterebbe lui solo un ulteriore nuovo incontro: la legge fallimentare e soprattutto, ahimè molto peggio, la prossima entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa. Argomento che non tocco, ma che è un argomento serissimo da affrontare, perché con l'economia in queste condizioni non può entrare in vigore il codice della crisi d'impresa per come è stato licenziato ormai 2 anni fa. Sostegni, torniamo ai sostegni. Bene l'eliminazione dei codici Ateco, ma in Italia ci sono 4 milioni e mezzo di imprese e oltre 4 milioni di lavoratori autonomi e professionisti. E questi sostegni, ovviamente, non possono essere sufficienti per reggere una platea di contribuenti di questa portata. Tant'è che si riducono, ahimè, a una sorta di contributo di sostegno al reddito. Periodico, sì, ma con una periodicità e un'entità che non aiuta, non può aiutare, non può portare alla soluzione. Quanto ai ruoli esattoriali, inclusi nel decreto sostegni, ma l'annullamento delle vecchie carte all'agente della riscossione e non certo ai contribuenti, quindi decreto sostegni per gli italiani, che comprende anche una misura che aiuta la gente per la riscossione. Noi lo vogliamo aiutare, ma non facciamolo passare né per un condono né per un sostegno ai cittadini. Serve per limitare le attività ormai inutili di riscossioni impossibili. Mi fermo qui per ora, se avrò altro tempo dirò qualcos'altro. Ma sicuramente ci sarà il tempo nel secondo giro, grazie a Paolo Longoni. Io allora utilizzo il tuo intervento come un vero e proprio assist per il senatore Nicola Calandrini, che in uno dei suoi, diciamo, recenti interventi ha definito questi ristori un bluff, perché sono sostegni insufficienti. Mi sbaglio? No, assolutamente non si sbaglia, perché insomma basta fare due conti per capire di che cosa parliamo, perché poi i numeri, come sempre, ci dicono sempre qual è la verità. Se facciamo un calcolo veloce per quanto riguarda le aziende medio piccole, che voglio ricordare sono un po' l'ossatura del sistema economico e produttivo del paese, un'azienda che fatturava 100.000 euro l'anno nel 2019 e che nel 2020 ha fatturato 40.000 euro, per cui ha una perdita netta di 60.000 euro, riceverà un contributo a fondo perduto di appena 3.000 euro. Se andiamo oltre, vediamo un'azienda che ha fatturato 400.000 euro, con perdite per esempio di 240.000 euro, avrà un ristoro, quindi un contributo a fondo perduto di appena 10.000 euro. Quindi quando va bene, questo contributo arriva nelle migliori delle ipotesi ad un 5% delle perdite totali. Quindi noi, invece che ragionare rispetto ad un totale delle perdite riferite a 13 mesi, ragioniamo per un discorso legato alle perdite riferite ad un solo mese, perché questo è il tema. Perché si pensava inizialmente, quando abbiamo visto queste percentuali così alte, addirittura la prima, quella fino a 100.000 euro del 60%, pensavamo che si fosse arrivati ad un limite decente questa volta, e invece abbiamo visto che non è così, per cui quando va bene si prende al massimo il 5% delle perdite subite in un intero anno. Questo cosa sta a significare? Che sta a significare che non ci siamo rispetto a quello che è il problema che stanno vivendo le imprese italiane, perché noi, guardate, non abbiamo noi di Fratelli d'Italia la pretesa di inventarci qualcosa di nuovo, perché non vogliamo fare demagogia, perché sappiamo che il momento è molto delicato, ma delle volte basta guardare quello che fanno per esempio i nostri partners europei,
che sostengono le proprie aziende attraverso l'intervento sui costi fissi, come ad esempio le spese relative alle utenze, ai contratti di locazione finanziaria, piuttosto che ai contratti di locazione degli immobili commerciali, che voglio ricordare, questi immobili fino a qualche tempo fa avevano un credito d'imposta del 60%, quindi un contributo sugli affitti del 60% che era rappresentato dal canone di locazione. Oggi questo credito non c'è neanche più, e quindi questo è un ulteriore problema che si somma a ristoro e quindi al contributo a fondo perduto, e chiaramente è un contributo irrisorio che non servirà a nessuna azienda per poter rilanciare le proprie attività. Quindi stiamo andando addirittura nella situazione opposta rispetto a quello che era il governo Conte, quindi stiamo facendo un po' come i gamberi, facciamo dei passi all'indietro invece che fare dei passi in avanti. Quindi voglio anche ricordare ai miei colleghi che mi hanno preceduto che non è nemmeno corretto parlare che ci saranno ulteriori scostamenti, perché prima di parlare di ulteriori scostamenti dobbiamo stabilire se ci debbono o non ci debbono essere ancora sprechi sui decreti che vengono approvati, perché noi, guardate, vediamo una serie di risorse, di misure che vengono ulteriormente finanziate che non hanno più motivo di esistere, e quindi questo lo dirò tra un pochino quali sono queste misure che in qualche modo bisogna avere il coraggio di eliminare. Ce ne dica subito, però in pochi secondi. Guardi, noi abbiamo detto che i contributi, il primo capitolo per quanto riguarda i contributi alle imprese, valgono 11 miliardi di euro, quindi un terzo dei 32 miliardi che sono previsti con lo scostamento approvato qualche mese fa. Dall'altra parte noi diamo 1 miliardo di ulteriore finanziamento del reddito di cittadinanza e addirittura 5 miliardi che il nostro leader Giorgia Meloni ha contestato, addirittura quando ancora il presidente Draghi era un presidente incaricato, con 5 miliardi di euro al cashback. Quindi se lei solo immagina, i 5 miliardi più 1 miliardo, il totale di 6 miliardi sono più del 50% rispetto agli 11 miliardi che oggi assegniamo alle imprese. Quindi bastava avere un pochino più di coraggio per poter dare ulteriori risorse ad interi settori che sono allo stremo, e noi non siamo d'accordo su questa impostazione. Ecco perché pensiamo che non bisogna sempre rilanciare buttando la palla in tribuna e dicendo che con lo prossimo scostamento ci sarà un altro tipo di condizione, perché se continuiamo a rifinanziare il reddito di cittadinanza che viene dato ai mafiosi, ai camorristi, a gente che sta seduta sul proprio divano, non andremo da nessuna parte. Ecco, grazie, perché... grazie senatore, io non voglio togliere la parola, però vi chiedo nel frattempo di riservarvi un tweet per la fine della nostra trasmissione, e vado immediatamente al senatore Emiliano Fenu. Oggettivamente, senatore, una serie, diciamo, di segnali sono arrivati anche dalle piccole e medie imprese e dalle partite IVA, perché si è passati dai ristori ai sostegni, però si aspettavano qualcosa in più. Voi che cosa potete fare per tranquillizzare questa parte dell'Italia che produce? Sicuramente la misura non è l'ultima misura che prevederà dei sostegni o dei ristori alle imprese. Io mi auguro, come è stato detto anche da colleghi prima di me, che si arrivi il prima possibile alla riapertura degli esercizi commerciali, la libera apertura degli esercizi commerciali, che è quella, diciamo, è la misura che in qualche modo consente di ristorare in modo molto più soddisfacente le imprese. Quello che posso dire, anche sulla base di quello che è stato detto poco fa, è che rispetto al passato è stata abbandonata la logica dei codici Ateco, che in realtà avevamo chiesto di abbandonare già col governo Conte 2. I codici Ateco erano stati utilizzati, questo è bene ricordarlo, semplicemente perché nell'autunno del 2020 occorreva ristorare in termini brevissimi le attività che erano state costrette a richiudere dopo l'estate. Quindi il metodo più veloce era individuare i codici Ateco delle attività più colpite e procedere immediatamente, è necessario ricordarlo, a ristorare queste attività senza la necessità neanche di fare delle nuove domande telematiche all'Agenzia delle Entrate. Quindi il ristoro era automatico. Ma nel momento in cui è stato deciso di utilizzare il codice Ateco, si è capito, sia il governo, ma noi parlamentari l'abbiamo chiesto da subito, che questo sistema teneva fuori tutte le altre imprese.
che poi avrebbero chiuso anche verso la fine dell'anno. Quindi l'impianto del decreto sostegni, in realtà tutti lo sappiamo bene, è lo stesso impianto che avrebbe avuto il decreto Ristori 5. Si pensava a un fondo di perequazione che abbandonasse la logica dei codici Ateco e considerasse soltanto la riduzione del fatturato nel 2020 rispetto al 2019, e quindi questo impianto è stato tenuto. Quindi il passo in avanti è diciamo da evidenziare rispetto all'allargamento della platea che c'è stato. Ora ci sono davvero tutti dentro e si ristorano le aziende o i professionisti solo ed esclusivamente in base al calo del fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Le risorse ovviamente non sono sufficienti da sole a recuperare tutte le perdite subite. Ricordo anche che in realtà le misure non sono soltanto quelle dei ristori, ma c'è anche la cassa integrazione, ci sono anche altre misure che già comunque supportano nel sostenimento dei costi fissi. Non è sufficiente, ci sarà un ulteriore scostamento, ci sarà, come ha detto il collega Pagano, mi pare, anche un ulteriore scostamento per rafforzare il fondo di garanzia sui prestiti per le piccole e medie imprese. Quindi si sta proseguendo con una serie di misure, quindi i ristori e i sostegni non sono l'unica misura di sostegno, non è sufficiente, ce ne sono altre, vanno considerate tutte nel complesso, sapendo comunque che il sostegno migliore è consentire nuovamente all'attività di produrre e di aprire. Grazie senatore, e arriviamo all'onorevole Rebecca Frassini. Onorevole, uno dei settori che ha subito oggettivamente la mazzata peggiore è stato quello del turismo, e dietro quello del turismo è stato anche quello del turismo congressuale, del turismo da lavoro. Mi riferisco, diciamo, a tutte le fiere che ci sono in Italia e che sono anche fiere di eccellenza, che attraggono anche stranieri, ma che fanno muovere un indotto importante. Non ultimo il Salone del Mobile, ma ce ne sono tantissime. Quindi su questo voi state ipotizzando di fare un provvedimento ad hoc, o comunque di dare la possibilità a Garavaglia di poter venire in soccorso a coloro i quali sono veramente messi male? Ci sono intere strutture turistiche che hanno subito oggettivamente delle vere e proprie KO tecnico, e sarà complicato riaprire i battenti. Guardi, io credo, l'ha detto benissimo lei, ovviamente il settore del turismo è stato quello più colpito, evidentemente, perché con le chiusure non c'è stata appunto la possibilità di investire su quello che è uno dei biglietti da visita principali per il nostro bellissimo paese. Io ricordo peraltro che noi ci siamo battuti molto come Lega nello scorso governo contro il bonus vacanze, perché se la logica era come sempre quella dei bonus, ci trovava completamente in disaccordo. Noi abbiamo chiesto a gran voce al Premier Draghi, quando ci sono state le consultazioni, che venisse messo un ministero ad hoc per il turismo. Io ricordo che il turismo vale il 13% del PIL nazionale. È importantissimo perché, come dicevo prima, è il nostro biglietto da visita nel mondo, e quindi è necessario che ci sia una persona nel dicastero che lavori giorno e notte proprio per far ripartire quello che è un settore vitale per il nostro paese. Il ministro Garavaglia, peraltro, ha già dato dimostrazione di essere comunque, di avere ben chiaro il focus appunto su questo settore importantissimo, proprio perché nel decreto sostegno comunque c'è un cambio di passo, lo dobbiamo dire per onestà intellettuale, proprio per quanto riguarda ad esempio gli operatori della montagna. Stiamo parlando appunto di 700 milioni di euro per appunto tutti gli operatori che gravano attorno appunto a quello che è un settore che è stato completamente dimenticato. Io stessa ho fatto una battaglia molto forte in legge di bilancio proprio per andare in soccorso a quelle che sono le nostre valli, le nostre montagne. Io sono bergamasca, e quindi capite bene che vengo da un territorio dove il grido di dolore di tutti questi operatori che gravano intorno a questo settore è ovviamente molto forte. Quindi bisogna e si deve fare di più per il turismo invernale, ma anche, come diceva giustamente bene lei prima, le fiere, anche qua purtroppo un tasto dolente.
Io, appunto, essendo lombarda, ho ben presente il Salone del Mobile, che è importantissimo, ma non solo per la Lombardia e per Milano, ma per tutta l'Italia. Il Salone del Mobile per ora è previsto, speriamo che riesca a partire ai primi di settembre. Io stessa ho chiesto appunto al ministro Garavaglia che ci fosse la necessità, e su questo mi ha dato delle rassicurazioni, che entro fine mese ci sia la data certa per far ripartire le nostre fiere, proprio perché sappiamo benissimo tutti che il Salone del Mobile non si fa dalla sera alla mattina, quindi c'è bisogno di pianificare. E aggiungo anche che le fiere e i congressi hanno fatto ingenti investimenti, come anche tutte altre attività, proprio per rispettare quelli che erano i protocolli igienico-sanitari. Quindi le fiere sono pronte a partire con i protocolli che avevano fatto anche con il CTS. Quindi basta semplicemente cercare di lavorare insieme per far ripartire questo settore il prima possibile. Un altro esempio potrebbero essere i voli COVID-free, proprio per aiutare, ad esempio, ad avere un turismo di quelli che possono essere appunto gli espositori durante queste fiere, per agire in sicurezza. Però dobbiamo piano piano, dal mio punto di vista, cercare di tornare il prima possibile alla normalità, perché come diceva chi mi precedeva prima, il problema è che non ci sarà mai un decreto sostegno perfetto e ad hoc, perché bisogna parlarsi chiaramente in faccia. Qua purtroppo, lo sappiamo benissimo tutti, si uscirà da questa situazione quando finalmente le nostre attività economiche ritorneranno a lavorare pian pianino. Quindi noi siamo per le riaperture graduali, ovviamente in sicurezza, ma dobbiamo uscire dalla logica del chiudere tutto e soprattutto di farlo dalla sera alla mattina, perché permettetemi, un altro cambio di passo appunto di questo governo è che abbiamo finalmente chiuso con le conferenze stampa della sera per la chiusura del mattino dopo. Quindi il collega di Fratelli d'Italia è all'opposizione, quindi giustamente è critico, però se mi permettete, io credo che un piccolo cambio di passo ci sia. E come ricordava il collega Pagano prima, è ovvio che questo provvedimento qui è in capo al perimetro dei 32 miliardi già votati come scostamento del governo precedente. Noi abbiamo chiesto a gran voce che ci sia un altro scostamento nel DEF, e ci sarà e deve essere corposo, ma, e qui chiudo, dobbiamo metterci in testa di tornare alla normalità in sicurezza, riaprendo il prima possibile. Grazie all'onorevole per aver dato anche un po' di fiducia, diciamo, per coloro i quali che ci stanno assistendo e sembrano essere davvero numerosi con tutti i messaggi che stanno arrivando. Grazie per la vostra interattività. Io chiedo a Claudio Cavallo un vero e proprio telegramma di sollecitazione per il senatore Pagano. A te, Claudio. Ma come sollecitazione a livello di professionisti è già stato detto, quindi dal lato positivo dei codici Ateco, io suggerirei ancora, sempre per quanto riguarda il contributo fondo perduto, l'abbassamento della soglia del 30%. Capisco che amplierebbe la platea, però bisogna tener conto che bisognerebbe fare una soglia più graduale. Chi oggi ha avuto una perdita del fatturato del 29% prende zero. Mi sembra un'enormità rispetto a chi ha una perdita del 30%. Mi ricollego ancora a quanto detto dal senatore Pagano per chiedergli, perché per quanto diceva del credito garantito dallo Stato, ricordandogli che a fine giugno scadono le moratorie, quindi sarebbe opportuno di fare una proroga per le moratorie dei mutui, dei finanziamenti garantiti. Prego, io ho finito. Grazie Claudio, e allora... Senatore Pagano, queste le due sollecitazioni che arrivano dal collega Cavallo, a lei la parola. Beh, il dottor Cavallo, che le devo dire? Sono d'accordo con lei. Anche io penso che bisognerebbe abbassare la soglia del 30%. Restano fuori in troppi e in tanti, ma è stato detto da tutti sostanzialmente. Purtroppo la coperta è da quella che era, se la tiri da una parte si resta scoperti dall'altra. È una questione purtroppo di vil danaro, è una questione di quattrini. Se accontenti qualcuno, purtroppo scontenti un altro, e quindi è ovvio che ho sentito dire, mi pare che lo abbia detto il senatore Salvini l'altro giorno durante l'intervento del presidente Draghi, che la Germania sta ipotizzando
un nuovo scostamento di 60 miliardi. Quindi, come vedete, è un problema di tutti. E si tratta ovviamente di venire incontro innanzitutto, a mio giudizio, a coloro i quali hanno subito più di altri, perché non sono garantiti, cioè le partite IVA, i professionisti. Bisogna essere un po' più attenti. E poi devo dire, sono venuti da me nei giorni scorsi anche rappresentanti della categoria degli avvocati, categoria alla quale appartengo, come forse si può notare dalle agende legali che sono dietro di me alle mie spalle, e che forse per molti giovani avvocati, così come per tanti altri professionisti, un altro aspetto importante è quello, per esempio, del credito d'imposta, cioè cercare, almeno se non arrivano i soldi, almeno evitare di doverli cacciare, così come è interessante l'idea, per esempio, di aumentare gli aiuti sui contributi previdenziali, perché anche questo, adesso parliamo è un webinar organizzato da una cassa, però è evidente che c'è un problema, ci sono molti professionisti che pagano il contributo previdenziale, magari non hanno neanche incassato. È un problema serio, è una categoria, lo diceva mi pare il dottor Longoni, comprende almeno 4 milioni di persone, che vuol dire 4 milioni di famiglie. Insomma, è una parte importante dell'ossatura pensante di questo paese, e quindi noi dobbiamo tutelarli, anzi, proprio noi, che magari, mi riferisco a me, ma anche ai colleghi senatori che oggi compartecipano a questo webinar, che magari, appartenendo a questa categoria, anche nella vita di tutti i giorni, sono più consapevoli delle difficoltà che ci sono. Io concludo facendo nuovamente un breve riferimento anche sulla possibilità di accedere nuovamente a garanzie, pensando già al dopo, cioè alla ripartenza, perché non si può, come giustamente ha detto Mario Draghi l'altro giorno in Senato, i miei colleghi senatori se lo ricorderanno ed è stato anche applaudito per questo, cominciamo sin da adesso, in cui periodo in cui purtroppo c'è una terza ondata di Covid-19 in corso, ma pensiamo sin da adesso alle riaperture, no? Ed è scattato l'applauso. Perché? Perché effettivamente la gente non ce la fa più, i parlamentari sono cittadini come tanti altri, si rendono conto che il problema è tutto lì, è nella velocità della vaccinazione, quindi nella possibilità di ritornare a un livello di normalità prima del tempo. Voglio concludere in riferimento alla questione delle garanzie, è che basterebbero sostanzialmente 20 miliardi per garantire un gettito di qualcosa come 300 miliardi, cioè con 20 miliardi di scostamento solo rivolti a questo tipo di garanzia mettiamo in circolazione 300 miliardi, cioè queste sono le cifre, questi sono i termini dei quali stiamo parlando, e la gente ha bisogno di liquidità, ha bisogno di ripartire, ha bisogno di benzina per potersi muovere. Quindi io credo che dobbiamo fare questo, e noi della politica, mi permetto di dirlo a tutti i colleghi che sono oggi presenti, compreso Calandrini, che in Fratelli d'Italia, capisco, ovviamente essendo posizionato all'opposizione, al suo interesse a fare riferimento al reddito di cittadinanza piuttosto che mi pare che al cashback, no? Faceva riferimento al cashback. Anche io non sono favorevole al reddito di cittadinanza, ma mi rendo conto che in un momento come questo, se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza, ovviamente quello corretto, quello giusto, quello dato alle persone, probabilmente avremmo avuto la gente con i forconi sotto al Parlamento. Bisogna capire che viviamo in una situazione di assoluta anomalia, di patologia, che assolutamente inaspettata e imprevedibile soltanto un anno fa, perché ricordo che dalla sera alla mattina il presidente Conte ci chiuse tutti quanti nelle nostre abitazioni e ci rendemmo conto che purtroppo era accaduto qualcosa di assolutamente inaspettato. Adesso pensiamo alla ripartenza, pensiamo anche a generare un po' di ottimismo, perché credo che questo ci voglia. Allora, il tempo a nostra, grazie intanto senatore, il tempo a nostra disposizione è finito, però io con la complicità del regista mi voglio prendere ancora qualche secondo e chiedere a Paolo Longoni di attivare una catena di tweet
che parte da lui e si chiude con lui. Quindi il primo tweet è il tuo, Paolo, e poi andiamo in ordine con Calandrini, Fenu, Frassino, Pagano, Cavallo e chiudiamo con Longoni. Paolo, il primo tweet. Parole sante, la ripartenza. Più che sostegno, forse, fra un po', per non dire da subito, ci sarà bisogno di misure dirette a sostenere la ripartenza. Detassazioni, decontribuzioni, non lo so, la politica non la faccio io. Grazie a Paolo Longoni. Senatore Nicola Calandrini, la prego, un telegramma. Io dico di sostenere veramente le imprese, basta bonus a pioggia, interveniamo sui costi fissi e tagliamo gli sprechi e pensiamo chiaramente al futuro con positività. Su questo Fratelli d'Italia, come sempre, sarà a disposizione e darà il suo contributo, seppur dall'opposizione. Grazie, parola a Emiliano Fenu. Io dico che, come è stato detto, la pandemia ha fatto emergere una distinzione tra cittadini garantiti e, ahimè, cittadini non garantiti. Per il futuro, dai prossimi decreti, tutti insieme dovremo pensare a garantire i secondi. Un tweet affidato a Rebecca Frassini. Il tweet è telegrafico, quindi io sarò super telegrafica. Riapriamo in sicurezza e crediamo che ci sarà sicuramente un futuro migliore per tutti noi, crediamoci. Grazie, Nazario Pagano. Ma io prendo in prestito da Mario Draghi, non è il momento di chiedere i soldi ma di darli, e quindi da qui ovviamente mi ricollego alle cose dette da Longoni. Pensiamo già da adesso alla ripartenza con ottimismo, come diceva la collega Frassini, e forza e popolo italiano, ce la dobbiamo fare, ci dobbiamo credere, dobbiamo essere noi politici a generare un po' di ottimismo. Claudio Cavallo. Sentendo gli interventi precedenti, io direi che quel che mi auguro sarebbe quello che in questi anni, nel 2020 e 2021, soggetti a pandemia, ci sia un'attenuazione almeno delle sanzioni che vediamo applicate, che sono rimaste normali, ma non viviamo i tempi normali. Quindi speriamo in un futuro prossimo di riprenderci immediatamente, ma temporaneamente sarebbe necessario una riduzione. Grazie. Cavallo è passato dal telegramma alla lettera raccomandata. Mi affido a Paolo Longoni. La chiusura del nostro forum è affidata alle tue parole. Il telegramma è un telegramma di ringraziamento ai nostri ospiti. Da padrone di casa, da ospitante, io devo ringraziarli, devo complimentarmi per la concretezza degli interventi che abbiamo sentito e per la significatività degli argomenti che sono stati tirati in ballo. Devo fare una postilla al telegramma. Il tema della crisi d'impresa che il senatore Pagano ha indicato è un temone e dovremo farci un approfondimento importante. Grazie ancora a tutti di essere stati qui con noi e di averci dato la possibilità di ascoltarvi. E allora, se Cavallo aveva fatto una raccomandata... Permettetemi una cosa, forza Lucianelli, sei il numero uno. No, grazie, ma io non sono il protagonista, voglio solo dire questo, che dalla raccomandata di Cavallo siamo passati ad una raccomandata assicurata di Paolo Longoni, che è destinata ai parlamentari, che devo ringraziare perché sono stati protagonisti del terzo forum di CNPR, dai ristori ai sostegni, un cambio di passo, punto interrogativo, e quindi il ringraziamento mio e di Luigi Pagliuca va al senatore Nicola Calandrini di Fratelli d'Italia, Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, al senatore Emiliano Fenu, Movimento 5 Stelle, Commissione Bilancio di Palazzo Madama, l'onorevole Rebecca Frassini, Lega, Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, e al senatore Nazario Pagano di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, quindi del Senato della Repubblica. Con me hanno sollecitato i parlamentari Claudio Cavallo e Paolo Longoni. Un cordiale saluto a tutti coloro i quali sono stati davanti allo schermo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e vi raccomando,
il nostro obiettivo è di far sapere a tutti che c'è una possibilità, quella di ripartire.